Stavate per rimettere in partita, anche se l'occasione più clamorosa forse l'avete avuta nel primo tempo, però nel secondo tempo decisamente la sua squadra è andata meglio rispetto alla prima frazione, non mi sbaglio. Ah, io credo che meglio di così la partita non poteva essere preparata. Abbiamo preparato la partita giusta, il primo tempo avevamo preparato la partita in quel modo, loro praticamente tranne quel tiro su un rinvio nostro veramente un po' non felice. Abbiamo preso un gol praticamente regalato da noi, ma l'azione più clamorosa l'abbiamo avuta noi, potevamo passare in vantaggio. Purtroppo siamo qui ancora a prenderci dei complimenti su come giochiamo da un po' di addetti ai lavori, ma torniamo a casa con 0 punti e purtroppo fa male, perché il calcio, nel calcio contano i risultati. Noi stiamo pagando, sì è vero, giochiamo un buon calcio, soprattutto in trasferta, giochiamo benissimo, riusciamo a tenere testa anche a squadre come Benevento, come Foggia, come squadre Lecce. Abbiamo tenuto testa a tutti, però perdiamo, quindi significa che c'è qualcosa che va registrato e c'è un po' di insufficienza a livello singolo, dove si pagano delle disattenzioni, purtroppo a volte anche clamorose. Quindi se eliminiamo un po' di errori singoli, credo che questa squadra con qualche innesto, così come stiamo per fare, ci salverà e farà un gran girone di ritorno. Qui eravate partiti benissimo, poi avete avuto, mi sembra che siete stati una settimana in testa, sì, sì. E poi avete avuto una parabola discendente abbastanza importante, tra l'altro questa parabola l'ha messa, come si suol dire nel nostro ambiente, un po' anche a rischio, no? Ma allora, il rischio è un'altra cosa, i rischi sono altri, i rischi quando dei bambini lottano per morire, per sopravvivere, perché hanno dei problemi o altre situazioni del genere. Per me il lavoro non è un rischio, per me il lavoro è una passione, deve essere un divertimento come tutti, altrimenti diventerebbe un sasso che ti schiaccia e non ti fa più vivere, peggiori le relazioni perché dai retta a tante altre cose. Quindi per me assolutamente il rischio, non ho mai vissuto questa cosa in maniera negativa, mi dispiace perché vorrei fare il mio lavoro al massimo, vorrei ottenere il massimo perché è giusto farlo, ma alla fine io ho, ma non perché mi devo giustificare, ho delle giustificazioni lampanti. Datemi quei 4 giocatori che ho perso quando ero primo in classifica e vediamo che il campionato sarebbe, a differenza di quello che ha oggi. Ma non voglio, ecco, ripeto, trovare alibi, ma sono convinto che 4 giocatori in una categoria del genere, 4 giocatori titolari, dove tu fondi la squadra su quei pezzi lì e ti vengono a mancare, e sei costretto a far giocare i giocatori che l'anno scorso giocavano in primavera, un po' cambia la cosa, è normale questo declino, ma sono convinto che allo stesso modo, con qualche innesto, ci rifaremo, perché il lavoro c'è, purtroppo gli allenatori si dovrebbero giudicare durante la settimana e non alla partita la domenica e basta. L'allenatore ha tante sfaccettature, io che ho fatto il calciatore, oggi che per la prima volta faccio l'allenatore, mi rendo conto che da fuori tante cose non si conoscono, ma il lavoro incredibile durante la settimana è quello, cioè è il lavoro più difficile. Io ho fatto il massimo, mi sento con la coscienza a posto, di più non potevo fare e di più non posso chiedere dei miei giocatori adesso. Mister, finisce il girone d'andata, è il momento anche di trarre delle conclusioni. Così come dice la classifica oggi, dice che Casertano in testa, con Foggia subito dopo e poi un numero di squadre da cui Lecce, Benevento e Segni. È veritiera questa classifica, secondo lei? Ah, credo di sì, credo che alla fine sia la Casertana e il Foggia hanno dimostrato di avere un organico importante, si sono anche rinforzati adesso, quindi credo che la lotta sarà fra quei tre, Lecce, Casertana, Foggia, e dipende anche da quello che faranno sul mercato. Anche il Benevento secondo me è attrezzato per poter almeno andare ai playoff, e poi il playoff è una lotteria, nei playoff viene fuori la condizione atletica, psicofisica, chi sta meglio, e quelli poi potranno andare in Serie B. Ma credo che come prima in questo momento
vedo ancora avanti un pochettino il Foggia. Se dopo tantissimi anni di carriera da calciatore, qual è stato l'impatto con una categoria professionistica, sebbene la terza, ma da allenatore? Beh, è tutta un'altra cosa. Fare l'allenatore non è come essere giocatore. L'allenatore veramente ha 360 miliardi di pensieri in testa da quando finisce una partita al prossimo allenamento. E devi avere a che fare con 30 teste, devi sempre cercare di accontentare tutti, e come sapete accontentare tutti non è possibile. Devi cercare di... Io sono arrivato al presupposto che allenatori di campo ce ne sono tanti. Oggi con tutti gli studi e le tecnologie moderne chiunque potrebbe fare l'allenatore sulla carta e sulle lavagne, ma è difficile poi fare l'allenatore a 360 gradi. Quindi andare oltre sul campo e a spiegare le questioni tecniche o tattiche, che basta studiarle e chiunque potrebbe spiegarle. Ma poi dopo ci sono delle dinamiche pazzesche, dovute alla psicologia, dovute ai momenti, alle situazioni, all'umore, a quello che c'è dietro, all'ambiente, alla società, ai tifosi. Ma non si finisce mai di lavorare da allenatore. Quindi capisco adesso i miei allenatori, quando io facevo il giocatore, e quindi a volte mi vergogno pure oggi, perché pensando a quante volte mi sono lamentato dei miei allenatori, e oggi vi chiedere scusa e dire a loro scusatemi, perché adesso li capisco. E quindi è bello, però è affascinante, perché hai delle soddisfazioni, sapete, le soddisfazioni più grandi per me, perché io sono venuto qua nel calcio per fare bene, sono rimasto nel mondo sportivo per fare bene, anche per portare dei principi in cui credo, dove, tra virgolette, nel mondo del calcio purtroppo si sono persi questi principi. E non sto qui ad elencare quante cose sto vedendo in maniera strana, ma sono qui che nel momento in cui arriverà il punto di aiutare questo sport a cambiare, lo farò. Quindi sono qua, e se mi daranno la possibilità di rimanere nel mondo dello sport, continuerò a veicolare i miei principi di onestà, di lealtà, di rispetto, di agonismo, perché ci sta, però non è che andiamo lì e facciamo vincere la squadra senza agonismo. Io sono uno di quelli che quando sono in panchina mi muovo, mi scaldo, ogni tanto con l'arbitro c'ho da ridire qualcosa, quello è normale, fa parte dello sport. Però non transigo sui principi, non transigo sulla realtà, non transigo su questi valori. E quindi è bello, è difficile, il mondo è affascinante. Io farò del mio, poi gli altri, se vogliono seguirmi, mi seguiranno, se no continuerò a fare questo. Mister, due curiosità. La prima, chi si ispira in questa nuova carriera che lei ha intrapreso da poco? Sinceramente... La seconda, chiedo scusa, il terzo tempo che abbiamo visto all'inizio della partita è abituale per la ragazza? Sempre, tutte le domeniche, sì, assolutamente, dalla prima giornata. Credo che sia, anche se è una cosa magari tra virgolette può sembrare semplice, no? Tanto andare a salutare gli avversari prima di giocare può sembrare semplice, però potrebbe essere già una goccia, no? In mezzo a tanti problemi del calcio, che potrebbe, ecco, dare un esempio anche di sportività a questo mondo. Quindi lo faccio non per dimostrare di essere meglio dell'altro, ma per iniziare, ecco, a crederci veramente, perché ho sempre detto che chi crede nello sport deve lottare con alcune situazioni che purtroppo ci sono, e ritirandoci daremo vittoria a questi tipi. Invece rimanendo qua devono vedersela con noi. Quindi non voglio dare vittoria facile sul ring al mio avversario, ma voglio lottare fino alla fine. Mi devono buttare il KO. E per quanto riguarda l'altra domanda, mi ispiro per adesso nessuno, perché sto cercando di mettere in pratica tutto quello che ho vissuto da calciatore e che avrei chiesto ai miei compagni di fare se fossi stato il loro allenatore mentre giocavo. Quindi gioco sempre con la palla ai piedi, voglio determinare la situazione io, non voglio che
che gli altri determinano, ma devono essere sempre i miei giocatori a creare, i miei giocatori a pensare, i miei giocatori a ad avere il pallino del gioco col possesso palla, ma anche facendo delle azioni in verticale dove alla fine devi fare gol. Quindi sto cercando di tenere sempre palla a terra, di giocare. Non è facile perché devi lavorarci tanti mesi. E io credo che continuando così, al di là del momento difficile, della situazione un po' precaria di classifica, continuando così, io sono convinto che nel giro di un anno e mezzo, anche 2 anni, questa squadra potrebbe anche lottare per la categoria superiore. Okay. Grazie a voi, buona serata e auguri. Buona giornata.